Dialogare con tutti, sempre, era il mantra politico del leader radicale Marco Pannella, ricordato nella sua Teramo a 6 mesi dalla scomparsa attraverso la presentazione del suo libro Una libertà felice, edito da Mondadori, scritto a 4 mani da Pannella e da Matteo Angioli. Alla presentazione del volume nella Biblioteca Delfico del capoluogo aprutino, oltre alle persone che maggiormente sono state vicine a Marco Pannella, c'erano anche tantissimi cittadini, segno che il tratto lasciato da uno dei protagonisti della vita politica italiana del Novecento è ancora forte. Fino alla fine Marco ha voluto dare, parlare con tutti, dialogare e diffondere amore e gioia. È stato il ricordo commosso di Matteo Angioli che si è unito a quello del primo cittadino Maurizio Brucchi che a pochi giorni dal 19 maggio scorso, giorno della scomparsa di Pannella, gli aveva consegnato le chiavi della città, la stessa in cui ha voluto essere sepolto. Penso che sia un messaggio che può incoraggiare le persone per come possono concludere la propria vita attraverso l'amore che si possono costruire, di cui possono essere circondate. E anche un messaggio di lotta, perché Marco incitava comunque noi in primis, noi radicali, ma tutti quelli che venivano a visitarlo a contribuire alle lotte, ai temi che lui aveva a cuore, a partire dalla centralità del diritto che coinvolge naturalmente la giustizia in primis, il sistema giudiziario, il sistema penitenziario.